Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incluso in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Allora direi di iniziare intanto un altro covo. Zampa alta, Spinger 2. Che dite, mani tutto sarà più forte di mani più? A vederlo si direbbe, eh? Però il livello è più basso. Mani tutto! Beh, non sembra male, eh. Ok. A destra? Va bene, vai a destra allora. Non ti dico nulla. Tanto io non sono né di destra né di sinistra. Stai tranquillo. Bene, voi aiutate Fukuro Kucho che io intanto mi diletto con questo tipetto qui. Ma Fukuro Kucho non lo aiuta nessuno? Vabbè, non è che serve, però tanto per, dicevo, Non ha fatto nulla a mani tutto, niente, è peggio di mani più. Davvero? Cosa? Oh, che cavolo, scimitarra furfante. Non vale la pena fare questo dungeon allora. Era giusto per... Tanto devo completare tutto quanto il continente per due, però. È difficile trovare oggetti rari. Abbiamo Tempura-san. Ok, facciamolo. Questo anche è di livello 45, ma sarà come Givanian, che facciamo davvero veloce a finirlo. Non credo ci voglia più di tanto. Vai, 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 Tempura-san! Per mille gamberi, giustamente. Beh. Niente, ragazzi, io con l'Energy Max non sono capace. Non è proprio per me. Sì, però quale distruzione? Quanto? Questo è tremendo. Ah, ma perché prima ha portato Laura, invece ora no. Ecco perché. Però ce l'abbiamo fatta. Buono lo scudo, vieni qua, dove vai? Questo è forte lo scudo, ha un bel po' di difesa da. Ma non sono ancora pronto per affrontare altri dungeon. Se ci vuole il livello 60 già adesso, non lo so, mi toccherà giocare un attimino tranquillo e vedere di trovare oggetti più forti. Ed eccoci qui contro Kankan. Come la stessa cosa è successa per Felimonio, anche qui non ero convinto appunto di riuscire a batterlo, eppure avendo già fatto Felimonio ero molto più equipaggiato, ero meglio equipaggiato, ero intorno al livello 60 questa volta, dato che avevo già affrontato un'altra volta i dungeon e a questo punto avevo tutti quanti gli alleati con l'equipaggiamento migliore. E Kankan non è stato difficile, anzi è stato ancora più facile di Felimonio, perché a differenza di Felimonio, Kankan per stordirsi un attimo, per stancarsi, deve fare suo attacco Energimax. Il problema è che l'attacco Energimax di Kankan lo fa scomparire in alto e lanciare bombe su tutto quanto il terreno di gioco. Fin qui ci siamo, mentre Felimonio invece sta a terra, ti fa due volte l'Energimax, il suo attacco finale, che lancia appunto le sfere di fuoco in tre direzioni. E se tu lo colpisci mentre lui sta caricando il colpo, mentre carica la sfera, non mentre carica l'Energimax, ma mentre carica la sfera, che è diverso, tu lo colpisci, lo stordisci in quel momento e quindi lo riempi di botte. E invece contro Kankan devi aspettare che faccia l'Energimax, che poi lo può fare una, massimo due volte, perché è diverso appunto da quello di Felimonio.
e una volta che scende a terra ti scambi gli alleati e fai l'energy max con tutti quanti, che è appunto quello che ho fatto io in questa lotta, ed è stata molto più veloce di quella di Felimonio, molto più facile addirittura. Mi ha sorpreso che Kankan fosse ancora più facile di Felimonio, perché, sempre tornando lo stesso discorso che ho fatto ieri su Blasters, Gatti Rossi e Cani Pallidi, ho dovuto farla due volte la lotta perché una volta non mi ha registrato, mentre la seconda volta che l'ho fatta, e praticamente ho sempre fatto la stessa maniera, ho battuto prima Kankan e poi Felimonio. Kankan è quello che lì mi dava più problemi sul ring, non capisco perché invece qui Kankan una passeggiata, ancora più facile di Felimonio. Non penso che 3 o 4 livelli di differenza abbiano fatto tanto, ecco, perché contro Felimonio ero al 55-56, contro Kankan al 60 fisso, però non penso che questi pochi livelli abbiano fatto una grande differenza. Ad ogni modo, ho preso appunto due oggetti perdu, perché comunque sia grazie all'abilità di Immagino Risvegliato posso vedere dove sono i tesori, dove sono i nemici che hanno appunto lo scrigno appresso. Però comunque sia, Tengu originale, mi è capitato che sarebbe il Tengu originale dal nome, e non è particolarmente forte, però è un rango S, quindi piuttosto raro. Quello che mi è piaciuto è che ha molto spirito, mentre attacco e difesa, insomma, bassini, ma non è che sto tanto a guardare quelle cose lì. A me più che altro piace l'attacco fisico, quindi attacchi gli yokai con gli attacchi spirituali, insomma, preferisco evitarli, ma il curatore è indispensabile in questi frangenti. Bene Cucci, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, e penso che a breve termineremo appunto tutte quante le avventure di Blaster Steel. Non vedo l'ora di iniziare la piramide. Bye bye!